Sono giornate di lavoro intenso per il Dipartimento di Prevenzione dell'Area Vasta 1 al CODMA di Rosciano. Proseguono infatti senza sosta i tamponi per il percorso guariti, alle persone rientrate dall'estero e a coloro che hanno avuto contatti domestici con soggetti positivi. Questa mattina però si è creato un disguido con i tamponi che dovevano essere pronti per le 8, orario in cui erano stati convocati i ragazzi autistici che frequentano i centri diurni della provincia di Pesaro e Urbino. I test invece sono arrivati intorno alle 8:30, provocando la rabbia dei familiari che già lamentavano questo tipo di procedura alla quale i giovani devono sottoporsi ogni mese. I genitori chiedono a gran voce che vengano sostituiti con i test sierologici, ritenuti meno invasivi, così come avviene ad esempio nella vicina Emilia-Romagna. A dare una pronta risposta questa mattina è stato il dottore Eugenio Carlotti, direttore del Dipartimento di Prevenzione ASUR, sul posto insieme al dirigente medico Silvia Ciliano, coordinatrice nella sede di Fano delle operazioni di tracciamento dei contatti, inchieste epidemiologiche e preparazione dei tamponi. C'è stato un problema di comunicazione con i coordinatori dei vari centri che hanno chiesto loro di mediare con le famiglie dei disabili e dare comunicazione agli operatori per le convocazioni. In realtà molti operatori che dovevano essere stati fatti ieri come da programma sono venuti oggi e già quello ci ha spiazzato. Così è successo con alcuni disabili, con alcuni ospiti dei centri diurni, ma abbiamo rimediato all'istante e non c'è stato nessun problema di aderenza alla pratica, insomma, del tampone. Invece, sulla decisione di richiedere ai ragazzi autistici di sottoporsi ogni mese al tampone per poter continuare a frequentare i centri diurni, Carlotti precisa che la procedura è prevista espressamente da una delibera della Giunta regionale, la numero 600 dello scorso aprile. È un obbligo di sanità pubblica al quale noi siamo ovviamente chiamati a rispondere. Alcuni genitori si lamentano perché facciamo venire i ragazzi qui al drive. In realtà molti ragazzi dei centri sono già stati sottoposti a tampone laddove i centri sono aperti, questo anche nel pesarese. La delibera prevede che se tu, quando il centro ha avuto la chiusura estiva e deve riaprire, ovviamente tu rientri se sei virologicamente a posto. Quindi non possiamo far riaprire i centri se non abbiamo la certezza che sia gli utenti che gli operatori abbiano il tampone negativo. Quindi è un problema anche di contesto e di luogo, per questo li abbiamo chiamati qui. Quelli che non verranno, per motivi vari, alla riapertura dei rispettivi centri saranno sottoposti a tampone di ultimo momento proprio nel centro stesso. Questo tipo, tra l'altro, di organizzazione in drive ci è stato richiesto dai coordinatori e l'abbiamo deciso nell'ultima UOSES che abbiamo fatto. L'UOSES è il momento istituzionale in cui il sociale e il sanitario si confrontano e prendono le decisioni sulle strutture residenziali e semiresidenziali.